edizione del Premio Atleti Azzurri d'Italia, quando io, da ancora giovane, dirigente sportivo, appena 26enne, iniziai questa avventura. Mi piace sempre raccontarlo, quando la prima volta andai a Roma all'Assemblea Nazionale degli Azzurri d'Italia e mi videro, 26enne, mi dissero: beh, ma scusa, cercavo di accreditarmi da qualche parte, e qualcuno mi disse: scusi, ma cerca il papà. No, io per la verità sono il presidente della sezione di Salerno, così giovane, perché pensate che prima, cioè, se non ci fossi stato io, il più giovane aveva 60 anni. Quindi lo sport non riesce a rottamarsi, a me mi dicono sempre che sono guaglione, nonostante ormai ho 51 anni, però abbiamo ancora gli ottuagenari che, per carità di Dio, sono i senatori dello sport, però sul piano operativo dovrebbero più dare spazio ai cosiddetti dirigenti sportivi giovani, vero Fabiano? Stasera noi premiamo atleti, giovani atleti, fa parte proprio dell'attività istituzionale della sezione di Salerno premiare delle speranze azzurre gli atleti che nella passata stagione si sono particolarmente distinti. Speranze azzurre proprio perché speriamo che con le loro attività nazionali, con i loro risultati nazionali, si spera indosseranno prima o poi la maglia della nazionale nei vari sport di cui fanno parte. Poi premeremo dei soci della sezione nella categoria vecchie glorie azzurre e azzurri in attività. Poi diamo delle benemerenze ad arbitri che comunque sono i notai delle manifestazioni eppure hanno una loro funzione importante, ai dirigenti che sono gli unici che tra l'altro lo fanno veramente per il volontariato, perché come dicevo prima l'azzurro Domenico Farina, gli atleti prendono i soldi, i tecnici prendono i soldi, gli arbitri prendono i soldi, i dirigenti no. E sono quelli che però muovono tutto, perché si impegnano a trovare sponsor, a organizzare le gare, a organizzare federazioni, insomma, sono gli unici, almeno premiamo anche i dirigenti sportivi che si impegnano a far sì che le attività sportive vengano realizzate. Poi premiamo con, attraverso il premio, Mario Lamberti, un indimenticato dirigente sportivo della nostra città, anche dirigenti e società sportive che sono fanno parte della provincia, perché in genere, se no, noi salernitani, autoreferenziandoci, premiamo sempre gli atleti salernitani e la vasta provincia non la pensiamo mai. E io ci ho pensato, perché è importante anche mettere a centro un riflettore su quello che è lo sport in provincia di Salerno. È inutile dirvi che sono particolarmente felice di salutare, così vado in ordine di fila, prima gli amici, mi permetto, e poi, anche perché sono più alti in grado di me, del colonnello Berardino del 19° Reggimento Guido, il tenente che da poco entriamo, insomma, non la conosco, il tenente Capaldo della Polizia Comunale della città di Salerno, il colonnello Caporaso, il comandante del battaglione Vulto di trasmissioni Nocera, il vicecomandante provinciale dei Carabini, il colonnello Pasquale De Luca, perché poi ci incrociamo anche per altre attività di Croce Rossa, non so se per loro fortuna o loro sfortuna hanno il piacere e dispiacere di incontrarmi spesso. Poi passiamo alla parte civile, il decano degli sportivi salernitani, decano giovane, l'ingegnere Vito Roma, sono due ingegneri, no, cognome uguale, Fabiano Roma, il mio amico Carmine Vellone, il consigliere delegato allo sport Petillo, Giovanna Tortorella che è presidente dei veterani dello sport, ma anche lei azzurra d'Italia di tennis, e il delegato provinciale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Antonio Abate. E penso di non dimenticare nessun'altra autorità, altrimenti faccio dei famosi gaffe della diretta, e senz'altro stasera passiamo subito all'argomento della serata. Per non dare così, fare una semplice consegna di premi, arrivederci, grazie, finisce la manifestazione, noi ogni anno abbiniamo una chiacchierata, ovviamente non vi impressionate, sarà una chiacchierata piacevole con Giovanni Coppola, che è un nostro valente tecnico dell'atletica leggera, e tra l'altro saluto anche la rappresentanza della Delta Atletica Eboli, che pure fa un sacco di risultati a livello di atletica leggera. E dicevo, stasera noi parleremo, così faremo una chiacchierata sul contributo, come avete visto, Italia a Cuba, e perché abbiamo giocato anche un po' sul Cuba, insomma, avete visto dall'invito il contributo degli atleti cubani naturalizzati o diventati cittadini italiani, e quindi hanno contribuito a rimpinguare il medagliere dello sport italiano. Ripeto, noi ogni anno così abbiniamo una chiacchierata su un argomento di cultura sportiva, o facciamo anche delle presentazioni dei libri, giusto perché ognuno fa cicero prodomo sua,
Per chi non la conoscesse, l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia è un'associazione appunto nazionale che raccoglie tutti gli atleti azzurri che hanno indossato almeno per una volta la maglia della nazionale nella propria disciplina sportiva. Qui a Salerno è malamente rappresentata da me e ogni anno facciamo questa attività, se non altro per così accendere i riflettori su quelli che sono i risultati dei giovani atleti e cercare di, come si dice, incentivarli ancora di più a fare sempre meglio, perché nonostante tutte le brutture, non voglio adesso buttarmi nelle solite cose che sentiamo nei telegiornali, i ragazzi impegnandosi nello sport senza dubbio, anche se non fanno risultati, comunque ne ricevono un beneficio come persone, come futuri cittadini. Quindi è importante che lo sport venga fatto senza però l'assillo del risultato. L'importante è che si faccia sport e si mette, tra l'altro, come dico sempre io, la salute in banca, perché poi in prospettiva, se non altro mi permetto di citare l'ingegnere Roma, che ha circa 25 anni, ha fatto una maratona di canoa di 42 km e 195 metri. Tra l'altro io sono stato testimone, certificatore, il record che ha fissato, voglio dire, nonostante i suoi 25 anni è riuscito a farlo, insomma, quindi vuol dire che lo sport fa bene, perché ancora per 100 anni, caro ingegnere, per quello che fa. Tra l'altro dicevo decano perché l'ingegnere è uno di quelli che nello sport a Salerno ha dato veramente, non ha dato il mattoncino, ha costruito proprio i muri, le case per lo sport. E qui ci troviamo in questa che io considero ormai a Salerno la casa dello sport, ci ospitano sempre, devo dire grazie al Circolo Canottierino che ogni anno, devo dire la verità, apre i suoi saloni all'Associazione Atleti Azzurri d'Italia e a tutti i suoi ospiti. Grazie ancora e bella serata, speriamo bene. Thank you.